piccolo, cosa fai qua in roulotte? Cosa fai qua in roulotte? Vuoi stare sempre con me che ti do il biberon? Anzi, più che il biberon, la tazza. Sei furbo tu, eh? Sei furbo a ciucciare dentro la tazza. Tu hai proprio voglia di vivere, caro. Aveva poco latte la mamma, vero? Qua ce n'è di più. Amore, eh? Piccolino. Piccolino lui. Sì, adesso è pronto. Deve scaldarsi un po', no? Ci vuole un po' di pazienza. Ora si scalda il latte e poi ve lo do. Ma voi cosa ci fate qui in roulotte? Come mai saltate dentro sempre? E tu, proprio sul mio letto? Guarda che mi ricordo che oggi hai fatto anche la pipì, ho dovuto cambiare le coperte. Monelli. Eh? Monellini. Monellini. Monellini, poi si torna dalle pecorine, eh? Poi si torna fuori dopo che abbiamo fatto la pappa. Eh sì. Un bel gavettino di latte per il nostro amico. Buono? Bevi piano che ti soffochi. Bevi piano. Dai. Dick, non fare il geloso. Vuoi anche tu una tazza di latte, Dick? Adesso si scuote. Vuoi ancora? Hai bevuto troppo di fretta, devi bere più piano. Basta, era finito? Vediamo. Ancora ce n'è un po'. Come fa ad arrivare lì? Non riesci ad arrivare lì. Te lo do dopo. Te lo do dopo. Questo che avanza. Lo diamo a quell'altro che invece. Sì. Quell'altro invece non è capace di bere dal gavettino. Allora gli do con la siringa perché il biberon ce l'ho a casa, devo andarlo a prendere. Vieni qua. Guarda come si scuote. Quando si scuotono è perché hanno mangiato bene. Guarda che pancetta che ha fatto. E te invece con la siringhina finché non arriva il biberon, vero? L'importante è sopravvivere in un modo o in quell'altro. Si trova il modo di sopravvivere tutti, vero? Anche quando le mamme non hanno latte abbastanza per tutti i gemelli. Vieni qua. Vieni qua. Vedi, quell'altro beve di fretta. Questo qua con la siringhetta ci vuole un po' più. Ah, sì, è la tua tazza questa. È la tua tazza, ma adesso ci stiamo usando per il tuo amico qua. Stai fermo. Non andare a rovesciare la tazza. E soprattutto non salire sul mio letto a fare la pipì come ieri. Sì. Sono gilet. Ma dai. Belli. Rispettosi. Come edera. Vai, adesso ne scaldo ancora un po' perché questo non ne ha bevuto abbastanza. Vai, ne scaldo ancora un po'. Guarda che pace che fa. Ah no, bravo tu, io ti do il latte. Scaldo ancora un pochino. Capite?